Il ricordo del dottor Nino Greco, che era il presidente dell'associazione Amici del Presepio, è stata scelta proprio Ragusa per una 3 giorni, per un corso pratico di presepismo qui alla parrocchia San Giuliano Aimard. Il corso è gratuito, possono partecipare tutti, basta amare il presepe. Ma andiamo a sentire i responsabili. Il relatore di questo corso è Maurizio Enrico Villa e noi siamo insieme a lui. Ha scelto proprio Ragusa e anche in ricordo e poi con l'amicizia con il dottor Nino Greco, ha scelto proprio Ragusa per questo primo corso pratico di presepismo. Allora, questa associazione, dicevamo, nasce quando? Nel 1953 a Roma, a opera di Angelo Stefanucci, e guarda caso un'altra colonna portante è stato Nino Greco, papà di Vito e di Sara e di Peppino. Visto la conoscenza, l'amicizia che c'è tra Vito, mi ha chiesto appunto di dare una mano per onorare al meglio del meglio la memoria di suo padre, e per me è stato un grande onore onorarlo in questo modo. Avete dato ai tutti i partecipanti il materiale gratuitamente, questo corso è libero, una 3 giorni, un corso libero, sì, per chi ama, per chi ha la passione del presepe. Sì, un corso libero, è un corso gratuito, ma soprattutto vogliamo insegnare l'essenza stessa dell'associazione, ossia fare il presepio più col cuore che con le mani. Ci siamo legati tutti al presepe, ci ricorda un passato, ci ricorda quando eravamo piccoli, c'è qualcosa che fa parlare il cuore. È un legame soprattutto a con il passato, ma soprattutto è un legame stretto con la nostra fede. Il fare il presepio è trasmettere la nostra fede e soprattutto far visitare il presepio. Il presepio si visita, non si guarda. Visitare vuol dire entrare dentro, per cui dobbiamo invitare le persone a entrare dentro e carpire l'essenza stessa del presepio. E rifacendoci all'uomo di d'oggi, entrare in un cristianesimo diverso, tralasciando quello che è il cristianesimo di tradizione, entrando in un cristianesimo di convinzione e guardando alla Chiesa alle genti. Abbiamo coinvolto in questa intervista Vito Greco. Allora, scendiamo nei particolari. Come si svolge questo corso? Chi può farlo? Intanto mi pare è libero. È libero, tutti lo possono fare. Per esempio si fa da 6 anni a fino a che si può. Il tema è stato appunto è venne ad abitare in mezzo a noi, pertanto abbiamo ritenuto proporre un borgo tipico di Ragusa. Non è una realizzazione perfetta al reale, però quantomeno richiama moltissimo il barocco e tutto quello è lo stile di qua. Quindi il contatto con le persone, con le tradizioni e con la storia e con la religiosità di Ragusa. La preparazione è stata lunga e laboriosa, a distanza. Parte del materiale l'ho preparato io, parte Vito assieme a Marco, assieme a Vito Simona e a Maria Luisa. Ho avuto questo onore di avere Maurizio qui e essere in tutta Italia, essere stato scelto, mi ha veramente fatto felice e mi ha fatto anche dare forza a tutto ciò che abbiamo messo in piedi. Veramente sono felice che lui sia qua. E i risultati si vedono? Quanti hanno detto sì e hanno partecipato? Abbiamo avuto poco tempo per chiaramente, però tante persone hanno voluto aderire, altri non hanno potuto perché chiaramente sono 2 giorni e mezzo veramente pieni e intensi, quindi siccome il corso inizia oggi devono essere sempre presenti, altrimenti non può essere realizzato quello che è il progetto di Maurizio. Possiamo chiudere questa intervista dicendo ti piace o presepio, come diceva il grande De Filippo, Edoardo De Filippo, in Natale a Casa Cupiello. Userei una frase ancora diversa, la frase che Don Giacomo Piazzoli, fondatore del Museo del Presepio di Brembo di Dalmine, ha sempre detto: fare il presepio si fa più col cuore che con le mani. Dicevamo poco fa proprio che la famiglia Greco ama il presepe grazie a papà che Nino Greco, il dottore Nino Greco, che ha amato tantissimo il presepe, che è stato il presidente degli Amici del Presepe Ibleo, quindi insomma veramente una persona importante. Noi qui sentiamo la sua presenza forte.
Guarda, mio padre era una persona eclettica che amava tanto, le cose più particolari ce le ha fatte amare lui e ce le ha lasciate come eredità, e in questo anche il presepe è come simbolo cristiano ma soprattutto come voglia di trasmettere dei valori e delle emozioni. Da bambini siamo cresciuti con un papà che durante l'anno preparava questo presepe che poi si apriva alla cittadinanza, perché la casa veniva aperta a chiunque veniva, voleva, e venivano a vedere questo presepe che riempiva una stanza intera, quindi per un anno intero lui aveva materiali in giro con la mamma che urlava perché era tutto in disordine, però ricordi meravigliosi. Poi ne fece anche un paio alla villa di Ibla, sempre per conto dell'associazione Amici del Presepe che lui ha fondato e che noi vorremmo tanto nuovamente a Ragusa, proprio in ricordo di mio padre che ci ha lasciato questo e che potrebbe essere un buon modo per ricordarlo sempre. E questo corso avrà un seguito, non è che finisce qui? No, speriamo di avere un seguito, speriamo di avere sempre più gente, di avvicinare i giovani e di ridare il valore del presepe, perché il Natale è il presepe. Sara, il papà vi coinvolgeva tanto in questa costruzione del presepe che si fa col cuore e con la passione, ma che caratteristiche avevano? I presepi di mio padre riempivano una stanza intera, erano meccanici, alternavano il giorno e la notte. Questo Gesù bambino arrivava sulla terra accompagnato dagli angeli, sempre in una modalità diversa. Durante il giorno gli animali andavano al pascolo, c'era il mare con le onde e le barche che andavano sul mare, e la sera i camini che fumavano, spuntava la luna, il buio. Era un alternarsi della giornata, dei tempi e della vita del quotidiano di questi pastori. E poi fece pure un presepe particolare dove c'era il mondo che girava, quindi rappresentato tutto il mondo, e San Giuseppe, la Madonna e il bambinello sul mondo che stavano lì a proteggere il mondo intero. Padre Joseph è il parroco di San Pier Giuliano Eymat. Allora, il significato forte del presepe è dato proprio anche da questo corso, l'amore per il presepe, per costruire il presepe veramente con il messaggio forte della famiglia, della Trinità, della nascita di Dio. Sì, il presepe nella vita cristiana cattolica, da quando San Francesco di Assisi ha iniziato questa grande opera, il presepe è entrato nella vita non soltanto perché facciamo rappresentazione, ma soprattutto per poter incarnare anche noi, perché il vero presepe dove nasce Cristo è l'uomo. Vuol dire che il presepe può aiutare ciascuno di noi a capire che quando ognuno di noi esce dalla sua vita e entra nella vita di Dio, partorisce Dio e diventa quell'amore che Dio insegna a tutte le generazioni. E quindi il presepe, se guardiamo bene, perché è dopo che Gesù, nei primi giorni della sua vita, ha dormito, ha vissuto, e quindi è un messaggio. Dio non nasce così ricco, nasce povero, umile. Nella umiltà, nella povertà, Dio ha trasmesso la ricchezza, la gloria, ma soprattutto la crescita dell'uomo.